Allora, nei rituali vengono sempre chiamati gli elementi. Cosa sono gli elementi? Gli elementi sono aria, acqua, terra e fuoco. Poi c'è il quinto elemento che è l'elemento che è l'akasha, che è, ora vi spiegherò. Allora, ogni elemento innanzitutto ha un colore. L'aria è il giallo ed è l'aria. Il fuoco rosso. L'acqua blu, terra verde, acacia, il viola, che è il colore della veggenza. Allora, in ogni rituale vengono comunque convocati gli elementi, o meglio, chiamati, perché vengono da protezione alla strega per il suo rituale. Come vengono chiamati, con una determinata preghiera di convocazione, vengono così anche a fine del rito ringraziati e comunque mandati via. È importantissimo che questi elementi ci siano, perché fondamentalmente rappresentano la vita, l'essere. Noi senza aria non vivremmo, senza acqua neppure, la terra ci produce il cibo e il fuoco ci riscalda. Sono gli elementi più importanti che ci salvano la vita e vanno comunque tenuti sempre in considerazione. Senza di loro noi non esisteremmo e non riusciremmo a resistere, a vivere. Vanno completamente rispettati. L'akasha invece è il quinto elemento è la veggenza ed è la facoltà di entrare nel mondo esoterico, di avere percezioni, sensazioni, di poter appropriarsi della magia o avere una possibilità di conoscerla e di portarla avanti. Infatti il viola è il colore proprio per la veggenza per eccellenza. Allora, noi di solito facciamo un cerchio dove mettiamo in mezzo le nostre candele e in base al colore, in base alla luna, e ci prendiamo tutte per mano e poi chiediamo agli elementi di venirci a proteggere. Questo va fatto però non da profani, perché purtroppo aprendo questo portale, per chi non è esperto, potrebbe arrivare di tutto, quindi non è un gioco. Non è un gioco assolutamente da fare, se non con delle addette o delle streghe già competenti. Perché anche a me in passato, all'inizio, sinceramente delle entità poco piacevoli sono arrivate, non riuscendomi a schermare, questo lo dico. Questo è il rituale che bene o male si fa ogni volta, sia per le lune piene che per le nostre feste pagane. Ed è molto importante comunque fare il cerchio. Perché il cerchio? Il cerchio non ha un inizio, non ha una fine, ha una continuità. Il cerchio non ha un'idea di superiorità, siamo tutti uguali nel cerchio. Non c'è un capotavola, se vedete nella tavola rotonda, e né persone che sedute a fianco che hanno meno valore. Nella tavola rotonda e siamo tutti uguali. Il re Artù, infatti, che era stato un grande re, e introdusse la tavola rotonda dove i cavalieri avevano lo stesso valore del reale, del re in persona. Quindi tutti avevano lo stesso identico valore. Io amo tantissimo il tondo perché mi dà l'idea dell'uguaglianza. Non a caso le cose belle, guardate, il sole è tondo, la terra è tonda, la luna è tonda, sono tutte però cerchi chiusi. Un'altra cosa importante per andare avanti, e questa è una pillola di saggezza, perché le cose nuove arrivano nella nostra vita, è importante chiudere i cerchi.
Cosa vuol dire? Cose iniziate, non finite, non concluse. Rapporti lasciati a metà. Rapporti non chiariti. Oppure questioni lavorative non chiare. In un modo o nell'altro chiudeteli. Perché sono andata a chiudere questo cerchio e niente di nuovo arriva. Questo è fondamentale per tutti, anche nella vita quotidiana. Quindi, ragazzi, mi raccomando, qualsiasi cosa apriate e ha un cosiddetto punto interrogativo, non dico di chiuderla immediatamente, perché magari ci sono dati da elaborare, questioni da valutare, però non lasciate in sospeso nulla, perché quelle cose in sospeso innanzitutto portano a un ritardo del nuovo arrivo, dell'arrivo delle nuove cose e delle nuove opportunità. E poi a livello karmatico, se non chiuse e concluse in questa vita, ritorneranno nella prossima, perché appunto vanno chiuse. Questo, ragazzi, è fondamentale, ve lo dico. Radio Stella Azzurra, quando, dove e come vuoi tu. Come vuoi tu.